Ciao a tutti, oggi vi faccio un video sui nuovi prodotti per la Silhouette Cameo. Questo mi è stato mandato da Simone del sito creativamenteplotter.it e appunto questi materiali li troverete sul suo sito, poi vi metto il link nel box. Ed è questa penna per il foil che è stata realizzata dalla Weir Memory Keepers. È una ditta che a me piace molto, ho tanti dei loro attrezzi e finalmente ha fatto anche quella per la Cameo. Poi qui abbiamo, mi ha mandato questo foil. Ora vi faccio vedere cosa contiene la scatola. Apriamo. Qui abbiamo le istruzioni che sono in diverse lingue, ma in italiano, come al solito, non c'è. Qui abbiamo la nostra penna, questa. E io ho questa blu qui, però so che c'è altri due colori, verde chiaro e rosa, mi sembra, adesso non mi ricordo, e hanno sono di altre misure, quindi io ho questa che penso che sia la più grossa di misura di punta, ma esistono anche queste altre due che hanno punte più sottili. Poi abbiamo questo cavetto USB che in realtà serve per metterla nell'adattatore della luce, perché questa penna si riscalda a luce, non la dobbiamo mettere nella Cameo, ma bensì in una presa di corrente, oppure possiamo usare anche quelle batterie ricaricabili portatili. Io ora non ce l'ho a carica, quindi la metterò nella luce. Poi troviamo questi adattatori tipo pen holder, adesso vi faccio vedere, che poi penso che sia un pen holder apposta per questa penna qua. E ne abbiamo di diversi tipi perché, come sapete, questa penna non va solo nella Cameo, anche su altri tipi di plotter da taglio che non vi sto a dire, perché io interessandomi solo per la Cameo vi farò vedere appunto solo quella per la Cameo. Per gli altri bisogna che vi interessate voi. Quindi per noi questa serve, questa la A che andrà inserita qua e poi andrà messa nella Cameo. Poi abbiamo questo ferretto qua. Cosa serve questo? Questo serve per metterlo appoggiato sulla nostra macchina sotto la penna, perché quando si riscalda può danneggiare la macchina. Quindi mettiamo questa in modo che se si riscalda il calore non va sulla nostra Cameo. Poi logicamente quando la usiamo togliamo e la rimettiamo quando sarà a posto nella sua posizione iniziale. Ora vi faccio vedere un piccolo progetto. Io farò un bigliettino da visita per la mia da visita, scusate, un bigliettino di compleanno per la mia amica che ha finito gli anni, che poi in queste sere dobbiamo vederci, e gli consegno il regalo con il biglietto da visita. Vi faccio vedere un piccolo progetto. Abbiamo bisogno anche di nastro carta per tenere ben saldo il nostro foil. Adesso andiamo ad aprire. Ecco qua. Vedete, è carino perché è rosa. E quindi ho scelto una carta blu. Ora prendo le forbici e tagliamo un pezzettino. Io farò un biglietto circa così, poi lo dividerò a metà, quindi
il disegno però andrà solo sul davanti. Allora, dobbiamo tenere bene presente, se voi vi ricordate, nel nostro tappetino abbiamo tutti i quadrati. Mi raccomando, dobbiamo tenere bene in mente dove andremo a posizionare il nostro foil, perché quando andiamo nella macchina dobbiamo darci la posizione esatta. Quindi, noi una volta che abbiamo, io ho detto che questo qui arriva circa a 9 e mezzo. Io andrò a posizionare il disegno dal 6 al 9, ok? Quindi facciamo, io metterò la mia carta pari come al solito, poi mi prendo un pezzettino. Visto e considerato che io devo fare la metà perché dopo verrà chiuso, circa mi prendo un pezzo così. Io ora non lo misuro perché, cioè lo misuro in questa maniera per fare prima, però per non sciupare tanto foil, mi raccomando, cercate di dosare bene. Quindi, una volta che abbiamo deciso, come ho detto, di posizionare il nostro foil. Lo andiamo a fissare con il nastro carta. Mi raccomando, ben steso. Ecco qua, ben steso, perché poi quando andremo a scriverci sopra deve rimanere fermo. Bene, ora abbiamo posizionato il nostro foil sul nostro cartoncino. Andiamo dalla parte del software e vi faccio vedere il disegno che andremo a stampare su questo cartone. Bene, ora siamo nel software e vi faccio vedere come crearci la nostra card. Prima di tutto vado nella mia libreria, mi scelgo la mia scritta, questa Buon compleanno, perché devo fare il biglietto, come ho detto, per la mia amica, quindi scriviamo Buon compleanno. Intanto ridimensiono un attimino, perché comunque sarebbe troppo grande. Allora, se vi ricordate, come ho fatto vedere prima, quando abbiamo messo il foil nel tappetino, dobbiamo cercare di posizionarlo nel punto giusto. Come facciamo per vedere il sotto del nostro tappetino? Andiamo nell'impostazione pagina e qui mettiamo dove è scritto Scopri. Spostiamo il cursore verso la nostra destra e vedete qui vi fa vedere i nostri quadrati. Ora dobbiamo posizionare anche la pagina perché non era larga quanto il tappetino, ma era circa 9,5. E dove dobbiamo andare per spostare la dimensione del foglio? Da questa icona qua, 9,5, circa così. Quindi la nostra scritta dovrà andare dal 5 al 9,5. Vedete qua? Così. Ok? Ora devo scrivere anche il nome, quindi prendo il tool lo strumento testo e scrivo il nome Serena. Do un font che mi piace, questo, scusate,
seleziono, cambio. Ora, se vedete, questo nome ha delle brutte righe. Vedete queste? Io le voglio togliere. Come faccio? Seleziono, faccio separa, vado in modifica, faccio salda. Ed ecco qua che le nostre linee brutte sono sparite. Ora raggruppiamo ancora. Voglio farlo un attimino più grande, ma dovete ricordarvi che dovete stare sempre dentro la riga dopo il 5 e entro dal 5 al 9,5. E quindi così mi sembra perfetto. Ora diamo una riga, un contorno, perché altrimenti non ci scrive. Questo andiamo e selezioniamo questo. Vedete, diamo uno spessore di 25 e metto linea nera, tanto per farlo vedere. Faccio idem con questa, spessore 0,25 e nero. Poi io voglio, la devo tagliare perché così è troppo grande, quindi voglio fare una card. Se vi ricordate, nel foglio, nel tappetino era tutto lungo, io invece la voglio fare fino di grandezza fino al 5. Quindi cosa faccio? Prendo lo stile linea, scusate, lo strumento linea, e dal 5 mi tiro una barra così fino alla fine del foglio. Ora dobbiamo andare su invia, perché dobbiamo settare sia lo strumento 1 che lo strumento 2, perché nello strumento 2 voglio dire che deve tagliare, e nello strumento, non, scusate, nello strumento 1 deve tagliare e nello strumento 2 deve scrivere. Quindi andiamo in linea e qui vedete abbiamo nei stili livelli ci ha messo prima uno, poi ci ha messo quest'altro, e questi due deve andare nel blu, perché nella slot blu, perché deve scrivere, mentre questa sarà nello slot rosso, nel primo. Ora però dobbiamo cambiare anche da questa parte qua, perché altrimenti anche qui non taglia. Qui dobbiamo mettere taglia. Qui mettiamo, se clicchiamo qui sopra viene fuori le lame, io metto la lama nera, mentre qui dove c'è scritto dobbiamo cambiare in portapenne, e anche qua sopra portapenne. Bene, ora disattivo la linea che deve tagliarmela dopo, ma e attivo prima di tutto le due scritte. Quindi quando andiamo nella macchina mi scriverà, una volta che mi ha scritto con il foil, io vengo qui, disattivo queste due e attiverò questa, e la macchina riparte facendomi il taglio. Poi lo vedrete come ve la faccio vedere nel video. Bene, dalla parte del software è tutto, e adesso ci vediamo ancora dall'altra parte e vi faccio vedere il progetto poi come viene. Bene, ora vi faccio vedere che attacco questa porta USB alla mia presa, che è questa, la mia riduzione. Vedete? Inserisco qui. Si accende e apriamo, e vado a inserire, come ho detto, nella parte del pallino blu. Ok,
perché se vi ricordate nel software abbiamo detto che prima mi scrive e poi mi taglia, qui c'è già la lama, è già impostata. Vedete qui è acceso, poi mettiamo intanto per riscaldarsi, si deve riscaldare, attendiamo un attimo, mettiamo sotto questo in modo da non rovinare, se dovesse scaldarsi troppo, la nostra silhouette. Non so se vedete che ho messo, vedete, ho messo qui quel pezzettino di ferro ed è andato sotto la lama. Aspettiamo un attimino che si scaldi e poi andremo a inserire il nostro foil. Ora prendiamo il nostro cartoncino, io comunque ho tagliato un po' di cartoncino sotto, vedete qui è dove abbiamo posizionato prima. Ora tolgo questo ferrettino, carico la mia silhouette, metto sempre nella stessa maniera, in questo modo. Ricordatevi che io ogni tanto, non so, mi si sposta questo, si deve mettere in modo che il tappetino venga trascinato bene. Quindi ho spostato un attimino e carico. Ho caricato. Ora vado dal software e do invio. Vi ricordo che prima scrive e poi tagliamo. Bene, ora ha finito di scrivere e diamo l'input del taglio. Quindi deseleziono la casella dove abbiamo scritto e seleziono la casella del taglio. Ora vedrete che mi taglia. Ecco qua. E ha finito. Ora scarichiamo. Scarico. Tolgo, stacco la spina della penna, mi raccomando. Eccoci qua, vediamo quello che è venuto fuori. Togliamo il nastro carta. Io metto il nastro carta perché è facile da staccare e, come vedete, non lascia nessun segno nel cartone. Ora tolgo, vediamo come ha scritto. Benissimo, vedete? E il taglio della card. Così mi è venuta bella a fare. Ora andiamo a staccare, piego a metà. Questo, essendo una carta molto sottile, ma io avrei potuto dare anche il tratteggiato per facilitare la piegatura. Vedete?
Guardate, è venuto benissimo. Qui gli metterò un foglietto bianco dove verrà scritto i nomi di chi ha fatto il regalo. Vedete? È una cosa bellissima, questo mi piace tantissimo. Ecco, come ho detto, io ho questa penna, è quella che ha, diciamo, la punta più grossa. Ci sono anche, c'è cioè anche una penna con una punta sottilissima che fa più fine il contorno della scritta. Appena Simone le avrà, me ne farò mandare e farò un video e vi farò vedere. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara. Comprate questa penna perché è il massimo. Io, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Sarei felice se vi iscrivete al mio canale e ciao al prossimo video!